Ciao a tutti, bentornati a Hogwarts Legacy, da me e da Severo Mappidon. Allora, siamo qui ai margini della foresta proibita e abbiamo visto le farfalle. Perché c'è sta musica improvvisamente? Aspetta, aspettate un attimo perché provo a mettere Lumos. Le farfalle che, di cui parla, eccole qua, di cui parlava la signorina. Ma chi è? Quindi dove andiamo? Ma se sono parlate le farfalle? Ma me l'ho perse. Ah, sono queste. Ma perché vanno così piano? Vabbè, io le seguo, eh. Le seguo. Ok, lì ci stanno i ragni, non ci vado. Seguo le farfalle. Ah, forziere. Bene, bene. Diagrammi magici. Cosa abbiamo qui. Sarebbero. Basta? Quindi basta così? Me do. Questo era il tesoro, ok. Allora, andiamo sempre di qua. Non voglio avere a che fare con nessuno. Allora, adesso torniamo a Hogsmeade. Aspetta, vediamo un po'. Facciamo il viaggio rapido, anche se ci abbiamo la scopa, per carità. Adesso facciamo... No, Hogwarts, ho sbagliato. Ecco. Andiamo qua. Ma perché fa così? No. Abbiate pazienza, che ci arrivo. Abbiate pazienza, che ci arrivo. Allora, abbiamo detto... Perfetto. E poi abbiamo detto... Viaggia. Con un po' di impegno. Ce la facciamo. Allora, adesso andiamo. Sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Sì, vabbè, me l'hai già detto, però. Vabbè. Allora, dobbiamo andare. Ma sta qui? No, aspetta un attimo, aspettate. Allora, dobbiamo andare. Spazzando via la competizione. Acquista una miglioria per la scopa. Ah, ok, sì, dobbiamo fare anche questo, è vero. Però dobbiamo andare a riconsegnare, a consegnare la missione. E non era qua. Attrezzature sportive, va bene. Ah, questa è bella. Missione. Segui le farfalle. Ritorna dalla signorina. Ecco. Mappa, vediamo. Dove sta la signorina? Non... sta qua, vedi? Vedi? Sta qua. Allora, andiamo prima dalla signorina. Ecco qua, sta la signorina, giusto. Eccomi. Oh, ti prego, dimmi che hai scoperto dove vanno le farfalle. T'ha posto, ho preso una cosa che è bellerrima. Salve, signorina. Allora, com'è andata? Le hai trovate? Sì, e la ricompensa non è stata niente male. Mi hanno guidato nella foresta e svelato un tesoro. Oh, ma che meraviglia! I tuoi sforzi sono stati ricompensati. Ah, forse un giorno riuscirò a convincermi a entrare nella foresta. Per ora già mi rende felice sapere che al suo interno c'è qualcosa di gradevole da ammirare. Benissimo, e questa è fatta. Adesso andiamo dal venditore di scope per la miglioria alla nostra scopa. Vediamo che cosa ci... No, de qua, de qua. Ma io spero che ce la fa gratis, eh. Felice di rivederti. Posso darti il potenziamento per la scopa a un prezzo speciale. E che te pareva? Apprezzo molto il tuo aiuto. Mille monete è un prezzo speciale. Accelerazione e velocità della scopa. Che era quello che volevo. Sarai entusiasta di quella scopa, te lo garantisco. Va bene. Che possiamo vendere?
questo. 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 Anche questo in realtà. Questo non si sa perché è leggendario, poi vediamo. Sai, mezza Hogsmeade è già passata al negozio per chiedermi del potenziamento per la scopa. Senza i dati che mi hai fornito, il lavoro avrebbe richiesto il doppio del tempo. Quindi, grazie di nuovo. Potrebbe sembrare ambizioso, ma ho già iniziato a lavorare a un altro potenziamento. Più difficile da perfezionare stavolta. Mi chiedevo, ti andrebbe di collaborare di nuovo? C'è un altro tracciato vicino ad Irondale in cui la signorina Race ha già stabilito il suo record. Se potessi collaudare lì questo potenziamento, mi sarebbe di grande aiuto per sviluppare il prossimo. Dimmi che ci penserai. Vabbè, ci penserò. Vuole davvero superare se stesso, eh? Se posso, la aiuterò volentieri. Grazie. I recenti successi non sono che l'inizio. Posso fare molto di più per migliorare l'esperienza di volo. Torna a riferirmi appena puoi e saremo pronti per le gare. Ok, spazzando via la competizione. Quindi adesso... adesso dovremmo andare a farci... vediamo un po' la lezione di animali. Ci voglio andare perché voglio proprio vedere di cosa si tratta. Quindi... fai scoppiare i palloncini sopra la stazione di Hogsmeade. Questa dobbiamo andare a prenderci Wingardium Leviosa. Ma io ce l'ho già Wingardium Leviosa. Incarico della possessa Unai. Raccogli 3 caccole di troll. Lancia depulso su un nemico in levitazione. Ah, e ci insegna descendo. Questa tocca palla. Va bene, però intanto io andrei a lezione di animali. Sì. Mappa. Hogwarts. E Hogwarts. Vabbè, andiamo qua. Sono proprio curiosa. Anche perché noi non ci abbiamo né civetti né gufi né niente proprio. Ma che combino? Ma devo sempre combinare qualcosa. Ma si passa da qua. Salve, facci caso, eh. Ecco appunto. Facci caso pure. Prego. È la Weasley. Allora. Ah, mi suggerisci di qua. Va benissimo, vado di qua. Di qua. Ma dico io, risolve il rompicapi. No, io non risolvo i rompicapi. Io li rompo i rompicapi. Non li litigate voi due, eh. Olè. Mazza, sta lontanissimo. Facevo prima che la scopa. Ecco, forse adesso se usciamo. Esatto, posso andare con la scopa. Una scopa è sempre una buona. Ovvio, campo dell'evocatore. Lo so. Devo fare anche quella. Ma adesso ho da fare. Aspettiamo. Benvenuti a tutti. Vedo che avete già conosciuto alcuni degli animali che studieremo nelle nostre lezioni. Ma vi avverto, non commettete l'errore di prenderli sotto gamba. Ognuno di essi può essere pericoloso, soprattutto se non si sa come gestirlo nel modo giusto. Sembra che molti di voi siano fuori allenamento. Dedichiamo un po' di tempo a ripassare le basi della cura degli animali, va bene? Signorina Sweeting, potresti aiutare il nostro nuovo arrivo con la lezione di oggi? Sì, professoressa.
Ciao, io sono Poppy. Poppy Sweeting. Non preoccuparti per quello che ha detto. La professoressa Owen esagera. Gli animali che studiamo sono inoffensivi. Signorina Sweeting, attenzione, per favore. La lingua di un Puffskin è sfuggente come un'anguilla. Sì, professoressa. Ecco, esercitati su Gerald. Ma occhio alla sua lingua. Puoi usare la mia spazzola. Devi solo essere gentile. Oh, e pensa a cose belle. Mi piace pensare che arricchisca la sua esperienza. Allora, ok. Lo spazzolo? Siamo sicuri? Perfetto, sono sicura che si sente carino. Molto meglio. Credo che abbia fame. Ti dispiacerebbe dargli un po' di mangime? Va bene, diamogli anche il mangime. Che sapore pensi che abbiano le crocchette per Gerald? A me piace pensare che siano dolci. Direi proprio che Gerald ti ha preso in simpatia. Ne sono felice. Sembra molto simpatico. Lo è. La gentilezza è una delle sue doti migliori. Subito dopo l'ambizione e la pulizia. Ottimo lavoro, bravi! Ora andiamo ai recinti per selezionare un altro animale. Mi raccomando, fate attenzione quando li nutrite e spazzolate. Sweeting, puoi mostrare al nuovo arrivo il recinto dei Knisol in fondo? Da questa parte. I Knisol sono qui. Oh, con un paio di baffi di Knisol posso tirare su qualche zellino. Così poi ci compro qualcosa da Mielandia. Stupida bestia. Per Merlino, cosa stai facendo? Ah, la solita Poppy. Ti preoccupi per un roditore inutile. Il suo nome è Persefone. Il suo nome è Persefone. Non fa affatto ridere. Andiamo. Quei due non dovrebbero essere qui. Sono dei futuri bracconieri. Persefone li ha smascherati subito. Grazie per l'aiuto. Ora continuiamo. Nutri e spazzola i Knisol come hai fatto con Gerald. Una bella grattatina, eh? Bene così. I Knisol ti hanno preso in simpatia. Sanno riconoscere una brava persona quando la vedono. Come me, del resto. Ma che ci sta provando, Poppy? Il nostro tempo insieme sia finito. Vi prego di chiudere i recinti e uscire. Dov'è il nuovo studente? Eccomi, ma non so più un nuovo. Eccoti qui. Vorrei parlarti, se non ti dispiace. Diga. Salve, professoressa. Voleva parlarmi? Sì. Come ti è sembrata la tua prima lezione di animali? Mi sono divertito. È stata bellissima. Credo che mi divertirò molto in questo corso. Ottimo! Sembri aver capito che gli animali possono svolgere un ruolo cruciale nelle nostre vite, una volta domati. Alcuni possono perfino fornire materiali magici, se adeguatamente accuditi. E questo non include la tortura. A proposito, grazie per aver difeso quel Knisol, ma la prossima volta lascia che me ne occupi io. Sì, professoressa. Sono quasi peggio del branco dei bracconieri di Rookwood. E purtroppo siamo noi a soffrirne. A ritrovare degli animali morti. Che terribile spreco di risorse. I bracconieri saranno assicurati alla giustizia, vero? Ci penserà il ministero, spero. Sei molto ottimista. Per ora concentriamoci su questioni più immediate e alla nostra portata.
La professoressa Weasley mi ha chiesto di preparare degli incarichi che ti aiutino a metterti in pari con i tuoi compagni. Ti manderò presto un gufo. Frattanto ti consiglio vivamente di studiare quanti più animali possibili appena hai del tempo libero. Ok, dobbiamo studiare gli animali da questa parte, vieni. Chi è? Che carini questi. Non ci posso entrare perché questo... Ecco qua. Allora. Dai, è una bella strigliatina. Bene così. Sì. La pappa. Vai. Non ti piace? Ah, sì. Ah, c'è lei là. Parla con Poppy. Ok, parliamo con Poppy. Dica, Poppy. Avevi bisogno, Poppy? Volevo ringraziarti di nuovo per aver parlato con quei bruti al posto mio. Sei come un auguri nel deserto a mezzogiorno. Spero che il tuo sia un complimento. Sì, è una frase che diciamo io e mia nonna quando qualcosa o qualcuno ci sorprende piacevolmente. Almeno questo è il significato che le diamo. Non potevo sopportare che maltrattassero quella creatura. La pensiamo in modo simile. Anzi, a questo proposito, c'è qualcuno che vorrei farti conoscere. Nella foresta. Interessante. Mi ha incuriosito. Molto bene, fai strada. È quello che speravo. Che sarà? Damose, possiamo andare con la scopa? A piedi? Non ci porterei il primo che capita. Anzi, tu sei la prima persona a cui lo mostro. Ma mai conosciuto adesso? Beh, grazie. Credo. Credo, infatti. Come dicevo, la pensiamo in modo simile. È una sorpresa piacevole. Ma ci siamo appena conosciuti, non sai niente di me. Boh, vabbè. È una bellissima giornata, non è vero? Poppy, sì, dove mi stai portando? Sarà molto meglio se te lo mostro, credimi. Vabbè, deve essere una cosa carina però, no? Cioè, non manca una cosa poco. Pericolosa. Non preoccuparti. È poco più avanti. No, non mi preoccupo. Un po' più avanti, qua? Rimani lì. Piero Becco. Ti presento alla forte. Non trovi anche tu che sia meravigliosa? Sì. Su, forza, fatti conoscere. Ma attenzione, devi mostrare il dovuto rispetto a un ippogrifo prima di avvicinarlo. Stupenderrimo, stupenderrimo. Allora, inchinati. Salve. Si è inchinato pure lui. Incredibile. Lo sapevo. Non ho mai visto un ippogrifo affezionarsi tanto rapidamente a qualcuno. Puoi spazzolarla e darle da mangiare se vuoi. Ovvio. Ogni tanto vengo a vedere come sta. Le porto delle sfoglie ripiene e le racconto cosa succede al castello. A guardarla non lo diresti mai, ma è una curiosona. Ok, adesso gli diamo da mangiare. Mamma mia. Allora, che ne pensi di Alaforte? È fantastica, proprio. È davvero fantastica, grazie per avermela presentata. Ancora non ci credo. Sapevo che voi due sareste andati d'accordo. Quindi sei tu il motivo per cui sono stati visti degli ippogrifi volare sulla foresta proibita? Forse. Lo sai che quando ti guadagni la fiducia di un ippogrifo, lui ci sarà sempre per te. Io l'ho provato di persona con lei. Esattamente come vi siete incontrate, tu e Alaforte? È una lunga storia, ma per farla breve, qualche anno fa l'ho salvata da alcuni bracconieri e messa al sicuro. Ora però temo non lo sia più.
Avrai notato che i bracconieri stanno diventando un bel problema qui. Ho paura che possano catturarla di nuovo e stavolta potrei non riuscire a salvarla. Anche la professoressa Howin ha accennato a dei bracconieri. Dalle sue parole sembra non si possa contare sull'aiuto del ministero. Raramente sono d'accordo con la professoressa Howin, ma su questo ha ragione. L'influenza dei bracconieri cresce sempre di più. Li vedo aggirarsi ogni giorno per il villaggio o parlare con la gente. Stanno tramando qualcosa, solo che non so cosa. Sembra sospetto anche a me, non ci vedo nulla di incriminante. Boh. In effetti è un po' strano. Sembra quasi che stiano architettando qualcosa. Esatto. Voglio indagare un po', scoprire cosa sta succedendo, cosa stanno facendo. Sì, meglio indagare. Credo sia un'ottima idea. Sapere è potere. E più riuscirò a scoprire, più potrò tenere alla forte al sicuro. Mi sembri molto determinata. Se scopri qualcosa, fammi sapere. Certo. Va bene, contaci. Ora è meglio che vada, ma ci vediamo presto, spero. Va bene. A lezione di animali completata. Benissimo. Allora, siamo quasi a livello 21, niente male. Qui ci siamo venuti per... Ah, oh. Sono materiali, io me li prenderei. Sanguisughe, come se non ci fosse un domani. Allora, che possiamo fare adesso? Vediamo un po'. Vediamo un po', ci abbiamo diverse missioni. Il custode dalla luna storta. Gladimon, il custode di Hogwarts, desidera parlarmi di qualcosa. Dovrei trovarlo vicino alla sala di accoglienza. Alomora per aprire le serrature. Interessante. Vogliamo fare questa e poi cominciamo. O se no facciamoci questa che sta già fuori. Raggiungi il campo dell'evocatore. Mappa. Visto che siamo fuori, sta pure vicino. Ma togliamoci questo dente. Olè. De qua. Allora, facciamoci quest'altra partita, tanto bisogna farla. Hola. Chi c'è? Che cosa ci fai qui? Ti sfido a una partita di campo dell'evocatore. È ora che affronti un vero avversario, non come alle lezioncine di incantesimi di Ronan. Campo dell'evocatore non è solo un gioco. È una sfida di abilità che misura la nostra tempra. Che ne dici? Molto bene. D'accordo, giochiamo. Fantastico. Campo dell'evocatore, il gioco che cambia di continuo. Accio! Prova a battere quello. Allora, severo, tocca a noi. Allora, devo innanzitutto... Ma perché non c'ho più... Ma questa è bella. Ma scusa, assegnaccio e non ce l'ho. Tocca a te. Forse lo devo mettere prima. Non stiamo giocando a scacchi magici, quindi non pensarci troppo. Ho capito, ma non c'ho accio. Ricordiamo i punti usa accio. Ho capito, ma non lo posso mettere. Ah sì, lo posso mettere accio. Ma perché mi ha tolto tutte le magie, scusate, posso dire? Ok. Accio. Tiè, 50 e 50. T'hai visto? Una giocata memorabile. Mm-mm. Accio. Ok. Vediamo. È una questione di polso. 30, ok. È in vantaggio lui, va bene. Con calma. Ma
Adesso siamo in vantaggio noi. Tutta fortuna. Accio. Solo dici te. Benissimo, lì devi stare. Mo però io come lo porto là? Più avanti questo. Questa è complicata. Molto complicata. Da qua? Proviamo? Ma se lo sposto non è che gli vale punti, giusto? Perché se io lo miro da qua, non ci arriva, va sul... Da qua, proviamo? Accio! Vabbè. Non male. Non male. Ben fatto. Mi hai battuto. Dai. Tevis vince campo dell'evocatore. La prossima volta ti impari a sfidare. Ma che vedo, cretino. Hai avuto fortuna. Tutto qui. Vabbè. Non c'è bisogno di arrabbiarsi. Su, Leander, non c'è bisogno di fare così. E va bene, sei in gamba. Più di me, almeno. Dirò agli altri che puoi continuare a giocare. Gli altri? Ho perso 7 partite di fila contro Samantha Dale. Gli altri giocatori di campo dell'evocatore dicono che chi non riesce a battere me non è alla loro altezza. Continua a esercitarti. Testa alta, Leander. Esercitati e migliorerai. Suppongo tu abbia ragione. Dirò agli altri che ho valutato la tua tempra e che hai superato la prova. Vabbè, grazie. Allora, vogliamo provare... La scopa. E dunque, dov'era? Qui al campo di Quidditch? Ah no, aspetta. No, facciamoci invece una cosa molto importante. Vabbè, importante, insomma. Allora, lancia depulso su un nemico, ok. Fai scoppiare i palloncini sopra la stazione di Hogsmeade e attorno al campo di Quidditch. Siccome sta qua, attorno al campo di Quidditch. Ecco qua. Allora, fai scoppiare. Ok, dai. Olè. Qui non c'è il tempo, vado piano, eh. Beh, abbiamo acquisito velocità però, eh. 3, 2, 5, ne servono 2. Dove stanno gli altri 2? Intorno al campo di Quidditch. Eccolo. Quattro. E 5. Olè. Poi andiamo alla stazione di Hogsmeade. Allora, facciamo così e così. Va un po' più veloce, ma non è che va velocissima poi, eh. Cioè, non è una cosa proprio... Belli anche i colori autunnali, eh. Ok, siamo quasi arrivati. Se c'è qualche nemico vorrei usare depulso. Devo rileggere come lo devo usare. Chi è? Sta piovendo? Ok, la stazione è questa. Palloncino. Olè. Palloncino. Olè. Palloncino. La. L'ultimo, eccolo là. Là. E poi questa è fatta, dai.
Torna da Madama Kogana. Ah, ok, si deve ricaricare praticamente. Ok, si ricarica. Turbo. Che dura pochissimo tra le altre cose. Però vabbè. Parco di Hogwarts. Ok. Io prendo le scale, ma... Com'è andata con quegli incarichi? Tutto a posto. Revelio. Lei ha qualcosa che mi serve? Cara Madama Kogawa, il fatto che entrerà a far parte del corpo docente di Hogwarts in qualità di nuova istruttrice di volo è una notizia magnifica. Prevedo che la nostra collaborazione sarà meno movimentata rispetto al periodo trascorso insieme al porto di Yokohama, anche se non si può mai dire. Attendo con ansia di rivederla. Qualora nel frattempo avesse qualche domanda da pormi, non esiti a mandarmi un gufo. Cordialmente, Matilda Weasley. No. Ecco. Dica. Madama Kogawa, ho completato tutti gli incarichi assegnati. Molto bene. Immagino che nel corso di quanto fatto tu abbia acquisito confidenza con la scopa. Non proprio. Non mi servono più compiti per migliorare nel volo. Capisci? Ma l'esercizio costante e la disciplina miglioreranno di molto le tue abilità di volo. Non ti assegnerei mai del lavoro che non ritengo possa portarti dei benefici. Visto che i compiti sono stati eseguiti, iniziamo. Glacius. La magia. Presta attenzione a come muovi la bacchetta. Ok. Nuovo incantesimo sbloccato. Ti consiglio di esercitarti con il nuovo incantesimo qui nel mio ufficio prima di provare a usarlo nel mondo esterno. Va bene, aspetti, eh. Ok. Allora, vediamo un po'. Glacius. Eccolo qua. Dunque, Glacius, dove lo vogliamo mettere? Qua, giusto per provare. Glacius! Te vista, di controllo che blocca i nemici, ok. Grazie. Arrivederci. Mi hai fatto prendere un coccolone, cretino. Penso abbia imparato la lezione, ma continua pure a esercitarti se ti va. Me ne vado, ho capito. Va bene, allora. Ma fa un rumore pazzesco quel coso, è proprio mamma mia. Allora, io direi che per oggi ci possiamo fermare qui. E io adesso spippolo un po' di cose, vedo anche come fare qualche quest secondaria di quelle che mi posso fare per conto mio. E poi magari le consegniamo insieme a video. Le consegno a video. E niente, un saluto a tutti da me e da Severo Mappidon e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Rebellion.